Seconda, Reebok Cup, il ricordo anche di Alex Piombo, tutti pronto partiti. Non brillante Amedeo che si mette ultimo, così come Drago Tiberino. Vediamo chi va davanti, che non ci sarebbe un frontrunner naturale. Gruvilla all'interno sfrutta l'uno di Stecco e va davanti, avendo vicino Provide e Val di Fiemme. Questi galoppano nella prima parte di gara, cerchiaia svelta all'esterno. Con Fresu che va su Provide e Groovy Hill, nessuno che vuol correre davanti, poi Tico Land, Whistle on by, all'esterno King of Axe, ma all'interno Martina, Drago Tiberino, Val di Fiemme e all'esterno di Val di Fiemme in coda Medeo. La poca andatura sviluppa una corsa tatticamente difficilmente preventivabile perché in testa cerchiaia. Su Whistle on by e Tico Land, Provai e Val di Fiemme, King of Axon, Drago Tiberino, poi Martina Gray e Amedeo di Breme. Corsa alla francese, si va piano e poi accelerazione. Cerchiaia, Antonio Fresu arroccata in corda, prova l'allungo da Whistle on by e Tico Land, poi Provide, Val di Fiemme, all'esterno Drago Tiberino, rincorso da Amedeo, con Cerchiaia all'interno attaccato da Winston Bay e Tico Land, poi Drago, Val di Fiemme, King, lottano questi, Cerchiaia all'interno, c'è tra i primi Winston, poi Tico Land, Drago, King of Axum all'esterno, nel finale sono questi a lottare con King che prova ad andare a prendere Winston on Bay che però si mette al riparo e per la terza Drago Tiberino e Val di Fiemme vicini. Andrea a mezza testa, Pisolo, ma in questa circostanza poco Pisolo e molto sveglio. Whistle on by si sottrae all'inseguimento di Mesetovic e King of Axum per la terza. Val di Fiemme forse fa tempo a battere Drago di Merino, ma è tutto da rivedere. 6 Whistle on by mezza testa, 1 King of Axum Mesetovic più 2 fiori Val di Fiemme. Che Drago Tiberino passerà e per il quinto sono vicini Beschizza e Tico Land con Cerchiaia, difficilmente separabili, forse Cerchiaia ma non vedo il muso e quindi per il quinto posto Enrico bisogna aspettare tra Fresu e Beschizza la foto. Mesetovic in fuga e il Torino in vantaggio a Cagliari, a te la linea. Siamo. Se ci fosse un live betting a questo punto la quota di Goran Mesetovic crollerebbe, anche se dobbiamo assistere ancora all'ultima corsa dove tutto può accadere. Intanto vince Whistle on By, Andrea Mezzatesta. Ricordiamo che l'anno scorso